Gioia e sconforto, euforia e lacrime. Non ci possono essere sentimenti sportivamente più distanti tra una vincitrice ed una sconfitta ad una semifinale scudetto. E per quella delle Final Eight allievi nazionali 2015 è la Roma di Coppitelli ad esultare sul Milan di Monguzzi. 80 minuti divertenti e aperti sempre a ogni ribaltone, con il Milan a fare il gioco, con convinzione a tratti persino eccessiva, dalla linea difensiva, guidata per l'occasione da Donnarumma dopo il match giocato alle finali primavera. Tuminello prima e Dinolfo poi, coppia d'attacco temibile e tremenda in ripartenza, avvicinano la Roma al vantaggio dopo un'uscita nei primi minuti fuori aria, che causa la munizione del portierone del Milan, e più in generale tante impostazioni rischiose con i centrali difensivi, con gioco però costantemente e interamente appannaggio rossonero. Poi ecco l'1-2 quasi letale dei ragazzi di Monguzzi. Locatelli, all'ennesimo assist di queste finali, mette in porta Amadi, altro singolo rossonero in grande evidenza e da segno per la terza volta in 4 partite. Poi un fallo in area di Ciabattini su Zanellato permette a Cutrone di insaccare dagli 11 metri il 2-0 e la partita sembra la sua svolta decisiva, con gli errori sotto porta dei giallorossi puniti duramente dagli avversari. La zampata in acrobazia di Tumminello a fine tempo e dopo una traversa abbastanza clamorosa colpita in precedenza dal numero 9, riapre però totalmente i giochi e riattiva la squadra di Coppitelli dopo qualche minuto di assestamento. Tanto che il secondo tempo, seppur con Milan sempre dominatore in impostazione, porterà alla rimonta clamorosa. Marchizza, come Donnarumma convocato in primavera per le Final Eight e aggregato poi al gruppo del 98-99, sfrutta un calcio d'angolo a marcatura labile per fulminare con il sinistro il portiere avversario. Poi ancora Tumminello, su un altro calcio piazzato nato da fallo di Osmanovic al limite, fa esplodere la gioia incontenibile della Roma, portandosi a quota 4 gol in classifica cannonieri delle Finals. Un grande Crisanto, con interventi finali decisivi su Cutrone e Zanellato, sigilla vittoria e qualificazione, regalando a mister Coppitelli la terza finale nazionale consecutiva dopo quella persa proprio con il gruppo dei 98 nei giovanissimi, bissata invece dalla vittoria dello scorso anno nella stessa categoria ma con i 99. Ora in finale sarà Roma-Empoli dopo la vittoria dei toscani ai rigori sull'Inter. Per la Giovane Italia da Chianciano, in esclusiva per Corriere dello Sport.it e tuttosport.com, Luca Brivio.